contrastata vittoria della capolista Roma all'Olimpico contro una Juventus che avrebbe meritato di più. I giallorossi alla fine di un incontro elettrizzante sono riusciti a spuntarla per 2-1. Prime battute, su punizione Charles entra di testa ma Cudicini sventa. Gli attacchi dei romanisti si fanno pericolosi, qui una insidiosa azione di Selmoson è neutralizzata con difficoltà dalla retroguardia bianconera che gioca chiuso. Gli juventini non hanno fortuna. Osservate Cudicini che respinge per un pelo. Poi Nicolè, che sulla linea della porta romanista impedisce involontariamente a Mora di segnare. Lo Iacono, infortunatosi ad una spalla, abbandona il campo. Rientrerà nella ripresa. Gli uomini di Boniperti tentano di andare in vantaggio. La difesa giallorossa però si disimpegna bene. Selmoson porge allo Iacono, che da 30 metri in sacca. Raddoppia la Roma. Manfredini converge al centro e fulmina Vavassori. Imparabile. La Juve dimezza lo svantaggio con questo rigore di Cervato. Ancora in azione Manfredini, Vavassori con una tempestiva uscita riesce a respingere. Ultimo brivido per 90.000. Una fucilata di Mora sfiora il montante della rete di Cudicini. La Roma, battendo la Juve, ha conquistato 2 punti d'oro.